Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con un'applicazione che si chiama Costo Passaggio Proprietà. È un'applicazione nata e sviluppata per fare rapidamente il conto delle spese da affrontare, per esempio, nel cambio di automobile. La grafica è semplice, dovete inserire una targa, dovete inserire anche una potenza in kilowatt e, per esempio, potete selezionare autobus, motocarrozzette, veicoli motorizzati per esempio oltre 7 quintali e fino a 15 quintali. Vedete? Basta selezionarlo, siete sui trattori stradali da 110 kW e vi rimane in memoria. Come anche una provincia dove registrare tale passaggio di proprietà. La grafica, come vedete, è sufficientemente semplice e risponde al vero. Adesso proviamo a inserire una targa. Eccoci qui, abbiamo scelto di immatricolare, di passare, per essere precisi, di mano un'autovettura in quel di Milano. Abbiamo inserito una targa che per motivi di privacy, appunto, semplicemente non divulghiamo. E vediamo la lista delle spese da affrontare per fare un passaggio di proprietà in provincia di Milano. Come vedete è anche molto molto preciso e dettagliato e alla fine vi fa anche il totale dei costi fissi e il costo totale vero e proprio, quindi includendo sia i variabili che il totale definitivo, quindi in sostanza vi costa poco meno di 200 euro. Da quanto ho potuto effettivamente appurare personalmente, mi risulta corrisponde al vero, quindi anche in questo caso è un'applicazione snella che però il suo sporco lavoro lo fa bene, quindi è consigliabile per tutte quelle persone che ovviamente fanno di questa applicazione uno strumento che è sicuramente utilizzabile nel quotidiano. Di certo lo vedo come target principale, non so, chi per esempio lavora in un concessionario piuttosto che un meccanico, piuttosto che un'elettrauto, quindi chi lavora poi con le automobili di frequente. L'applicazione, insomma, vi abbiamo mostrato tutto quello che sa fare, la video recensione quindi termina qui, mi raccomando iscrivetevi al canale, ci vediamo online, un saluto da Giuseppe Ragozzino.